quando alla domanda classica cosa fai di mestiere si risponde sono un archeologo, nella quasi totalità dei casi la reazione che si ottiene è un misto di curiosità e grande entusiasmo. È quasi normale, visto che nell'immaginario collettivo l'archeologia è associata a qualcosa di avventuroso, di straordinario, a civiltà lontane nel tempo, nello spazio, spesso misteriose. È un pochino l'effetto Indiana Jones, e comunque il termine archeologia rimanda in generale a attività avventurose e straordinarie. In realtà, come sappiamo, la disciplina archeologica è una disciplina scientifica, storica, che ha affinato soprattutto nell'ultimo secolo i propri metodi scientifici sempre di più, e che rimanda effettivamente anche a siti di grande fascino, soprattutto nel nostro paese, a partire dal Colosseo a Pompei, da Pestum ad Agrigento, o per rimanere nella nostra regione, per parlare di siti un po' meno conosciuti ma storicamente ugualmente importanti come Marzabotto, Velleia, Classe. Un po' meno positivamente, a volte l'archeologia viene associata a musei considerati noiosi, ripetitivi, con vetrine piene di oggetti tutti uguali, o raccontati in maniera molto criptica, perché con un gergo tecnico. O ancora l'archeologia è abbinata ai cantieri che spesso nelle nostre città ci impediscono alcune attività della vita quotidiana. In questo caso lo scavo archeologico, il cantiere archeologico è un effetto collaterale di attività di lavori nati per altri scopi, attività edilizie o infrastrutturali, e che però spesso crea disagi, anche perché spesso i tempi del cantiere non sono così circoscrivibili esattamente. In questo caso appunto è un incidente di percorso che, d'altro canto, in un paese stratificato come il nostro, ci troviamo sotto i piedi 3.000 anni e più di storia, è un incidente di percorso che dobbiamo pagare, quasi inevitabile. E che però appunto è associato in questo caso spesso a un aspetto negativo della disciplina. In generale, quindi, come vediamo, quando parliamo di archeologia il termine è tutt'altro che esclusivamente positivo. Stiamo parlando di qualcosa che può avere percezioni anche molto diverse. Proprio per valutare qual è questa percezione per quanto riguarda i cittadini europei nell'Europa contemporanea, la Commissione europea ha finanziato un progetto, NEARC, partito nel 2013 e che vede collaborare una serie di istituzioni di ricerca, a partire dall'ANRAP, che è l'Istituto francese per l'archeologia preventiva che coordina il progetto, ad una serie di università, da Salonicco a Oxford, a York, a Leiden, e fra queste l'Istituto Beni Culturali è l'unico partner italiano.